Don Ben, che... Bene, parlare dopo Giuseppe Pignatone è semplice perché è complicato per molti motivi, è semplice perché lui ha già fatto lì un inquadramento perfetto della citazione che ci è stata proposta e io sarò più libero di ragionare, spero brevemente, e mettere a disposizione il tempo per il dialogo, che da giornalista è la parte che mi interessa di più. La parte interattiva, ragionando sulla superficialità a partire dalla mia esperienza. Sapete, dire giornalismo oggi non dico che sia un evocare direttamente la superficialità, ma certamente chiamarla in causa, perché uno dei mali del nostro tempo, ma un po' di tutti i tempi, ma di questo in maniera più pronunciata, è quello di avere a che fare con un'informazione troppo spesso superficiale, appunto, caricaturale. Fare caricatura delle cose è una forma abrasiva della superficialità che caratterizza tanta parte del discorso pubblico. Sembra che stia liquidando in blocco il lavoro informativo, non è così. Ma uno dei motivi della crisi del settore di cui faccio parte da tanti anni, ormai sono il mio 40° anno di professione giornalistica, è appunto legato a questa superficialità infelice, a questa leggerezza infelice. Ma attenzione, la superficialità non è solo leggerezza, a volte è una pesantezza che diventa insostenibile. E facciamo degli esempi, ragionando. Vorrei partire dalla superficialità, forse subirà qualcuno, che è quella anche di tanti, parto da noi, da tanti cattolici nei confronti della dottrina sociale della Chiesa. Questa straordinaria sapienza che è germinata dall'osservazione diretta e dall'ascolto della vita della gente, i cui pilastri dovremmo conoscere tutti, no? Leone XIII piantò il grande pilastro della questione operaia, mentre entravamo a vere piegate per il positivismo nel nuovo secolo, nel Novecento, ha saputo quel Papa che era diventato Papa vecchio usare degli occhi così giovani sulla realtà per capire i processi che erano in atto dentro le società europee che osservava da vicino, che erano un po' il mondo in quel momento, soprattutto appunto. Che cosa avevano prodotto la rivoluzione industriale, i rapporti induriti nel lavoro in modo nuovo, nel rapporto tra quelli che avevano tanto e quelli che avevano di meno, ma il ruolo dell'invenzione legata alla creatività, alla capacità di immaginare nuovi strumenti per la vita degli uomini e delle donne. E la questione operaia è centrale nella storia rumnovana. Ci sono sempre stati sviluppi costanti nel magistero di tutti i papi per arrivare al secondo grande pilastro che è stato piantato subito dopo il concilio da Paolo VI con la Populorum Progressio, il lavoro e lo sviluppo, la questione dello sviluppo delle disuguaglianze, quella che viene sempre evocata, l'immagine della collera dei poveri che veniva considerata una delle possibilità se si fosse continuato a generare un sistema basato sulla disuguaglianza fra stati, tra popoli e dentro le società. L'importanza di un progresso equilibrato. Non c'erano ancora le consapevolezze sulle questioni climatiche che abbiamo oggi, ma quanta parte di quella riflessione, per me è formativa, è stato il testo formativo dei miei verd'anni, e quanto ritroviamo oggi, il secondo grande pilastro, quanta attualità e quanta urgenza. Il terzo grande pilastro è stato piantato con la questione ambientale. So bene che ci sono stati altri passaggi importanti, come dimenticare la Caritas in Veritate, tutto il magistero Giovanni Paolo II, un papa che era stato operaio anche, no? Era stato un lavoratore dentro il lavoro fatto con le mani, no? E però con la Laudato Si' abbiamo la messa a sistema. La Caritas in Veritate resta un documento straordinario. Sapete quanto attenzione e dibattito profondo ha suscitato anche in persone che si occupavano da tempo della questione dello sviluppo giusto ed erano lontane
la mentalità cattolica della visione della Chiesa, la persona che andavano in profondità. Era un grande antidoto al superficialismo, così come lo era Laudato Si', che dà sistemazione definitiva alla questione ambientale. Dentro tutto questo percorso è sempre chiara una cosa che io ho imparato da bambino, una delle prime cose che mi hanno insegnato, vorrei dire a catechismo, è che quello che è mio ha valore se è in relazione con la vita degli altri. Pensate a quanti stupori e a quante grida al Papa comunista perché Francesco ha ricordato una cosa che sta scritta da sempre nei compendi della dottrina sociale cristiana, che la proprietà privata è un bene. È un valore secondario, non è un valore primario, perché è relazionale, è relato, è in relazione con la vita della società, della comunità nella quale sei immerso e ha una funzione sociale. Ecco, è così presente questa idea ed è stata così chiave che i cattolici alla Costituente, in dialogo con le altre culture, convincendo bene o torto collo, i liberali hanno introdotto nella nostra carta fondamentale il concetto della funzione sociale, non solo di ciò che delle proprietà, ma anche dell'intrapresa. Quello che qualcuno voleva cancellare, no? Come sapete, nel dibattito recente. Non voglio fare lunga, non voglio fare il professore, non lo sono, sono soltanto un cronista e neanche un dottore o un medico, sono dico sempre un inserviente nell'ospedale da campo, proprio l'ultimo perché. Voi della carità siete molto più bravi di me, ecco, quindi tale mi considero. E ecco, questa è la prima superficialità che voglio far pensare, su cui voglio far riflettere. È una superficialità grave, fatta da giornalisti che lo fanno anche maliziosamente, da politici che sono ignoranti e cristiani che si sono fatti stupire, hanno scritto al povero direttore dell'Avvenire anche sulla questione, perché evidentemente non si erano mai lasciati formare davvero. Che come hanno formato me, ne sono stati formati tanti altri, hanno idee chiare sul punto. No? Ci abbiamo costruito una democrazia italiana. Pensate ai politici cattolico-democratici, democristiani, che si autoespropriarono le terre, perché c'erano dei latifondisti in quella democrazia cristiana, quando si fece la riforma agraria. Altro che conflitto di interessi. Tolsero a se stessi. Non si assegnarono televisioni o imprese o cose, no? Quindi anche su questo vale la pena di riflettere. E non è necessariamente una politica, come si dice, estrema. Può essere una politica moderata, nei toni, rivoluzionaria in ciò che fa. Quindi nei suoi contenuti. Superficialità, è stato evocato molto bene, già guardare la vita degli altri, le relazioni che danno senso anche alla nostra vita, perché la vita degli altri è parte della nostra. La frase bellissima di al-Sistani, che ha accolto il Papa a Najaf, la città santa degli sciiti, noi siamo parte, voi siete parte di noi, noi siamo parte di voi. Vale per gli uomini credenti, vale per tutti quelli che vivono dentro la stessa comunità. E la grande crisi in cui siamo immersi oggi, la crisi sanitaria che è diventata, come diceva Don Ben all'inizio del nostro incontro, anche crisi sociale ed economica. Voi sapete che Avvenire per più di 20 puntate, a cominciare dall'estate scorsa, ha cominciato a raccontare l'altra pandemia, no? La pandemia sociale. Ci avete dato una mano a leggerla. L'abbiamo fatto da nord a sud, siamo partiti, guarda caso, l'ha citato anche il presidente Draghi nel suo discorso di insediamento, da dati, da rilevazioni, da una conoscenza delle persone, delle comunità, dei territori che erano quelli forniti dalla Caritas italiana. L'ha citato nel suo discorso di insediamento al Parlamento. La Caritas è stata parte di quel voto di fiducia. Straordinariamente ampio, dico con una battuta, e non era scontato che accadesse,
in un Parlamento dove c'era una maggioranza che fino all'estate del 2019 faceva la guerra alla solidarietà delle forze. Anche lì hanno sviluppato una lunga campagna di informazione contro quella superficialità infelice, che a partire dalla vecchia battuta di un intellettuale, che peraltro è un intellettuale per bene, che poi ha cambiato opinione sulla cosa, tanto per non far nome, Giuliano Amato, quando parlò del business dei poveracci, gli errori li fanno tutti, soprattutto quando sono un po' supponenti. Quindi quello che mi dico sempre, il lavoro che faccio ogni giorno per cercare di non essere troppo sentenzioso, visto che i giornalisti vivono sempre, noi pensiamo ai magistrati che sono sentenziosi, ma i giornalisti non scherzano, insomma. E non devono neanche rendere conto sempre alla legge quello che dicono, qualche volta sì. L'ho presa da qui la questione delle relazioni, perché badate bene, c'è molta gente nel momento in cui vive nel piccolo mondo rinchiuso ma ovattato, magari può pensare che la crisi finisca lì, nel suo sacrificio, nell'essere chiuso in casa. C'è gente che non mette più insieme il pranzo con la cena. I dati che andavano dal 40-60% d'aumento del servizio alle povertà in grandi aree anche del cosiddetto nord sviluppato, ai dati oltre il 600% nel nostro sud, raccontano di qualcosa di drammatico. Ed è giusto parlare del lavoro nero. Io ho insistito molto in questi mesi anche sul lavoro grigio, che è il lavoro che non è né nero né bianco, è il lavoro di quelle persone che da liberi professionisti, veri o fasulli, vivono a cavallo dai due monti anche con relativo benessere, che all'improvviso, nel momento in cui si è fermato il movimento nella nostra società, è caduto tutto per loro, fino a precipitare nell'indigenza più totale. E la grande superficialità è stata, negli anni che abbiamo vissuto, lasciare che questa stratificazione e questi lavori si consolidasse nella nostra società. Sono tante persone che sono dentro e fuori, e in questa categoria ci sono anche tutti i precari, che a vario titolo, con lavori stagionali magari, anzi, certamente con lavori stagionali, quante lettere ho pubblicato e letto, a quante altre ho risposto privatamente, perché l'avevo già un po' esaurito, ho affrontato il tema sul giornale e in tanti modi cercavo di rimandare a quello che avevamo già scritto, per vedere come muoversi, come consorziarsi per agire, per chiedere. Ma quanta gente è rimasta senza coperta per colpa di questa superficialità, che non ha saputo vedere che tipo di società stavamo costruendo. Per cui anche la coperta del welfare non arrivava a coprire questi lavori. Tutti gli stagionali sono stati lasciati fuori per mesi. Si è dovuto pensare al reddito d'emergenza, perché lo Stato alla fine si è reso conto quello che gli operatori della Caritas, quelli che gli operatori del mondo della solidarietà sapevano, che c'era gente che non era abituata più a essere povera, che era ridiventata povera, che era una precarietà non disastrosa, apparentemente, ma lo è sempre nel lungo periodo la precarietà. La superficialità l'ha già evocata Giuseppe Pignatone sulla questione del Covid. Beh, tutti siamo stati superficiali all'inizio, perché non lo conoscevamo più di tanto, ma le persone serie, quando capiscono di non sapere una cosa, si mettono a studiare per cercare di capirla. E studiare vuol dire semplicemente, in questo caso, anche ascoltare la realtà, ascoltare quelli che ne sanno di più. Adesso non mi fate la battuta che a forza di ascoltare i medici non ci abbiamo capito niente, perché chi la diceva in un modo, chi la diceva in un altro, le baruffe televisive. Lì c'è un po' di colpa anche di noi mediatori, che andiamo a scegliere sempre le persone da, come dire, da eccitare gli uni contro gli altri. Siamo malati nella nostra categoria della controversia. Pensiamo che solo questo serva a creare attenzione. Un po' di verità c'è, ma non così tanto e non così male, come stiamo facendo, aggravando le cose. Vi posso confessare, l'ho già fatto in un'altra situazione semipubblica, che uno dei protagonisti delle polemiche più sballate e dei vaticini più disastrosi, davvero, nei mesi scorsi, che pure è un medico, insomma, con una credibilità, che è il professor Zangrillo, sapendo che io ce l'avevo con lui per le cose che aveva detto e per come l'avevo detto attraverso un comune amico, mi ha chiamato due volte.
per spiegarmi il suo punto di vista e dirmi altre robe. E mi ha detto delle cose, credetemi, che se io fossi stato un giornalista col pelo sullo stomaco, avrei registrato, passato a un collega, fatto fare dei pezzi, perché facevano esplodere un'altra volta al dibattito, nel mentre si alzava la seconda ondata che continuava a relativizzare tutto. E se io l'avessi fatto, avrei fatto il male, più di quanto non ce n'è stato. Nel dividere lo sguardo delle persone su questa realtà che ci sta davanti, che dobbiamo affrontare con la maggior unità possibile. Non mi interessa il giornalismo fatto così. Non avrei fatto neanche un buon servizio alla persona in questione, che è una persona, insomma, con convinzioni profonde, ma un professionista serio, che sta facendo degli errori dal mio punto di vista e dal punto di vista generale, tirando le somme. È lo stesso motivo per cui continuo a dar voce a Walter Ricciardi, che ha scritto le prime cose. Dopo che venne licenziato dal governo giallo-verde, lo chiamai a scrivere come editorialista ad Avvenire, e scrive su Avvenire, qualcuno dice: ah, fate parlare il professor Ricciardi, gli fate l'intervista. No, lui fa l'editorialista di questo giornale, lo fa da prima della crisi del Covid, uno dei massimi esperti di salute pubblica, non è superficiale, e le persone sensate dovrebbero riconoscere che ciò che ha detto, tutto ciò che ha detto, strada facendo, man mano che si capiva meglio di che cosa stavamo parlando e arrivavano i dati che lui studia sistematicamente, ha detto quello che dovevamo fare. Pensate, se avessimo fatto un lockdown qualche tempo prima, probabilmente, non v'è certezza, saremmo riusciti a impedire che l'onda della cosiddetta terza ondata, irrobustita dalla variante inglese, si alzasse così alta come sta accadendo. La superficialità è far finta che i problemi non esistano. Ho scritto un editoriale per dirlo, non solo per difendere Ricciardi sul punto, dopo le polemiche sperticate che erano venute quando aveva chiesto il lockdown serio e limitato nel tempo, poi l'ha detto anche il presidente del Veneto Zaia, la stessa cosa, al Corriere della Sera qualche giorno dopo, perché si è reso conto di dove stava andando la realtà, e guardate dove siamo arrivati. Siamo arrivati in queste ore. Viene decretata una situazione da zona rossa per tutte le grandi regioni italiane, tranne quelle che si sono isolate di più in questa fase e hanno fatto politiche di contenimento che erano motivate dal fatto che le strutture sanitarie erano assolutamente insufficienti. Con la paura che hanno preso all'inizio della seconda ondata, la terza ha cercato di fargli tutto per prevenirla. Saggiamente, meno male. Ma soprattutto la superficialità si vede nell'egoismo evocato da Pignatone con cui si sta affrontando la questione dei vaccini. Anche stamattina io avevo una pagina 3 costruita insieme ai miei colleghi e alle voci che continuano a cercarci, perché siamo un giornale che sta facendo con più tenacia la battaglia su questo punto. Non si può ragionare nel termine di una vaccinazione di massa pensando di poter vaccinare solo un pezzo di mondo. Papa Francesco ce l'ha detto chiarissimo all'inizio di questa vicenda, ma c'è qualcuno che continua a far finta non più di essere sano in un mondo malato, ma di poter sanificare se stesso in un mondo che resta malato. Per cui ci troveremo nella situazione che magari l'Europa diventerà apparentemente Covid-free o su livelli molto bassi, o gli Stati Uniti d'America o la Gran Bretagna, o il Brasile di Bolsonaro che fa quello che fa, perché Bolsonaro, vabbè, meglio che non dico, solo divento sentenzioso davvero e abrasivo anch'io, ma hanno votato al WTO contro la condivisione dei brevetti questi paesi, anche la nostra Unione Europea, che aveva preso impegni solenni sulla condivisione all'inizio della storia. Ricordiamocelo, cittadini, perché dobbiamo incalzare, noi continueremo a farlo dalle pagine del giornale che dirigo, ma dobbiamo farlo in tutti i modi, dal basso, ogni volta che li incontriamo, perché va bene mettere in sicurezza se stessi, ma se in più di 130, pa in 130 paesi del mondo il vaccino non arriva, qualcuno si illude che non verranno nuove varianti di questo coronavirus? Che cosa renderà endemica la pandemia come quella influenzale, solo che è su livelli, no, controllabili, a parte dei picchi ogni tanto che arrivano. Quando avevo 10 anni ce n'è stata una che ha fatto decine di migliaia di morti tra il 68 e il 69, come ce ne fu un'altra quando io nascevo nel 58-59, delle cosiddette influenze normali. La stessa spagnola era un'influenza normale, tra virgolette, particolarmente virulenta. Coronavirus, rischia il nuovo coronavirus, il Covid, nelle sue forme che saranno, poi vedremo come verrà chiamato, se sarà così, di questo pasto lo faremo diventare un'altra delle cose che accompagnano la vita degli uomini e delle donne. E ci può pure stare questo.
ma purché ci sia anche la solidarietà che prevede che, di affrontare con sensatezza utile e superficiale, in maniera letale. L'egoismo peggiore è quello di pensare che non serva vaccinare i paesi del sud del mondo, oppure di vendergli i brevetti per farli produrre vaccini a prezzo maggiore di quello che è il prezzo che fanno gli europei, come sta accadendo in India adesso con alcuni dei brevetti che sono stati dati. Scusate se mi scaldo, però questo è veramente qualcosa. E nel discorso pubblico è difficile continuare a dirlo, perché la prima cosa tutti pensano, ma pensiamo a vaccinare la mia città e la mia regione, che è la continuazione del discorso sulle migrazioni, anche questa evocata da Pignatone. Sapete che è un altro dei temi che ci stanno a cuore. Ma dico, pensate che superficialità ci vuole per usare gli slogan che continuano a essere usati, ma vengono usati, una superficialità cattiva, certamente. Persino adesso, no? Sono gli untori quelli che portano la malattia, come se i focolai non fossero partiti dalla parte emersa del mondo di questa storia. La pandemia è partita dalla Cina, che non è più un paese di sviluppo, perché è la seconda potenza mondiale in assoluto e la prima potenza economica mondiale. Il sorpasso sugli Stati Uniti si è rafforzato nel momento dello boom, dei decrementi legati alla pandemia negli Stati Uniti d'America come da noi. Gli Stati Uniti d'America con una perdita del PIL persino più forte di quella che ha avuto il nostro paese. Poi avranno una capacità di ripartenza spettacolare. Tutto quello che vogliamo, resta il fatto che i paesi che non hanno detto prima alle persone, ma hanno scelto il laissez-faire, laissez-aller, hanno raccolto più morti in cifra assoluta. Poi so che un grande paese stanno belli larghi, non come nelle nostre città europee italiane, con una popolazione molto più vecchia, peraltro, ma e hanno fatto male alla loro economia. Quindi non ha salvato né capra né cavoli. E soprattutto non ha salvato gli esseri umani, che è la cosa più importante. La superficialità che segna il dibattito politico. Tocco un tema che mi è particolarmente caro. Sapete che Avvenire da tempo ha posto la questione della gestione del debito. Da molto tempo. Adesso è una vicenda del Covid e stiamo dicendo, ponendola questione, dicendo che la questione del debito è la questione del futuro. Non si può continuare a pensare che i debiti siano qualcosa da non prendere sul serio, perché poi restano sulla testa dei nostri figli. Allora, bisogna avere una politica, avere un'idea chiara. Non possiamo farci imbalsamare il nostro futuro perché non abbiamo soldi per fare gli investimenti che servono, perché le risorse devono essere impiegate fra i 65 e gli 80 miliardi di euro all'anno per il servizio del debito, che per 2/3 finisce nelle tasche di una parte della popolazione italiana che ha la forza, poco, tanto, alcuni sono piccoli risparmiatori, di mettere da parte soldi attraverso i titoli di Stato e poco, tanto prende, però prende una fettina di ricchezza dalla nostra povertà comunitaria, che questo è il paradosso del nostro paese, no? Non per nulla siamo il paese che ha il risparmio più alto in Europa e ha il debito più alto, ha la ricchezza privata più alta e ha il debito pubblico più alto. Quanta superficialità anche in questo dibattito. Però guai, guai a sollevare il problema di una patrimoniale. Guai a sollevare abbatti debito, però, non per buttare in un'altra tavolare. Guai a parlare di consolidamento di una parte del debito, di sterilizzazione. Se l'ho tappato, io mi agito e avevo messo il tappo. Se mi sente. Che superficialità, se hai sentito, parlavo del debito chiuso nella pancia delle banche centrali. Adesso si è riaperto il dibattito, ne sta cominciando a discutere anche la seduta tedesca. Ne ha scritto per primo Leonardo Becchetti su Avvenire, poi l'ha rilanciato Sassoli, è successo un pandemonio di polemiche.
Poi l'hanno rilanciato 100 economisti da Piketty e altri in Francia, gli italiani, ho seguito tutto passo per passo dietro le quinte, ho consigliato anche che non firmassero gli economisti italiani perché era bene che fosse economisti di altri paesi ad affrontare la questione, a porla, se no c'è sempre i soliti italiani, hanno un debito grande e pongono loro il problema. Si sta ponendo. E non è un modo per cancellare i debiti, sì che è semplice, perché questo non esiste. È un modo per evitare danni maggiori e ragionare su come trasformare tutto questo però in investimenti, in una fase neo-keynesiana per la nostra gente, per non stare lì a venerare un equilibrio dei bilanci e di regole che abbiamo fatto noi stessi sulla vita delle persone. La logica che ha portato a far strage della Grecia, che superficialità infelice nel prevedere anche lì che cosa sarebbe accaduto, che durezza sarebbe arrivata sulla vita della gente. Poi abbiamo i bilanci in ordine e i popoli in disordine. Torno su una questione a livello di superficialità quando si parla di superficialità politica. Guardate, ogni volta che leggo le dichiarazioni di alcuni politici, anche in questa fase in cui tutti dovrebbero moderare i toni, mi viene l'orticaria. Perché dico, ma mai è possibile che non hanno il coraggio di parlare agli italiani come si dovrebbe, dicendo le cose per quello che sono? Dico, stamattina mi hanno invitato a partecipare a un dibattito di un'associazione che è considerata di sinistra storicamente, che è l'ANPI, l'associazione dei partigiani, che sta pensando, ha fatto un appello agli italiani per una fase nuova, nel tempo complicato che si vede, e hanno voluto sentire persone anche che non sono aderenti come me, che cosa avevano da dire loro. Io ho detto loro, ricordatevi. Condivido l'appello nelle linee generali, sono cose molto belle e molto importanti. Ricordatevi che voi rappresentate quelli che sono stati, la definisco così, una grandissima ONG, un'organizzazione non governativa. La Resistenza è stata mossa da un'organizzazione non governativa, perché anzi era contro, voglio dire, no, dei governi costituiti, ha partecipato a una situazione drammatica, i cristiani erano capaci di farlo anche. Con il Vangelo nella fondina, non con la pistola, penso a Benigno Zaccagnini e ad altri che hanno saputo fare questo, Teresa Olivelli. E però pensate che sia stata una grande ONG. Vorrei che anche queste grandi associazioni, queste realtà che esistono, quando i politici mettono sul banco degli imputati, le organizzazioni non governative, quelli che stanno accanto ai più poveri, le nostre società, ai più poveri in mezzo al mare, fossero capaci di far sentire la voce, perché c'è stato un silenzio sterminato in tanta parte dell'opinione pubblica che si considera informata e attenta. E quanta gente che veniva dalla cultura sinistra a un certo punto ha detto: ma prima viene la sicurezza degli italiani, come se la sicurezza degli italiani fosse la morte dei poveri, potesse germinare da questo. O raccontare la favola che i trafficanti di esseri umani hanno i primi complici nelle ONG, quando quelli che hanno fatto le leggi, che hanno reso impossibile, lo so che lo dico proprio a voi, però lo voglio ridire, che hanno reso impossibile un'immigrazione regolare e controllata e percorsi per tutti, veri corridoi umanitari permanenti per quelli che devono fuggire da situazioni di pericolo serio e grave, secondo quello che prevedono i trattati che anche l'Italia ha costruito, no? Questo sono loro, le forze politiche hanno ostruito quelle vie, hanno creato questa situazione, responsabili complici dei trafficanti di esseri umani, non il contrario. Non il contrario. E contano sulla superficialità dell'informazione degli italiani e sulla superficialità dei giornalisti che quando uno dice uno stralocco glielo mettono tra virgolette e ci fanno un titolo. È uno dei motivi perché io insieme ai miei colleghi ormai rarissimamente metto titoli con virgolette, tra virgolette. Mi viene bene solo quando si tratta di Papa Francesco e di pochissimi altri, ma Papa Francesco non è un politico, anche se fa da supplenza al vuoto di grande leadership, anche politiche, oltre che morali e spirituali, in questo momento. Speriamo che ne germino di nuovi leader, uomini e donne capaci di parlare al mondo e di dire le cose giuste. Ma quelle virgolette non vanno messe, perché non può essere che uno si alza la mattina e dice una cosa che non sta né in cielo né in terra, e siccome l'ha detto per una sorta di par condicio bisogna metterla nel titolo. Questa è una superficialità gravissima da parte dei giornalisti.
Perché bisogna essere equilibrati, ma non si può essere equidistanti rispetto alla verità, rispetto alla verità della vita della gente e rispetto alla verità dei fatti. Non so se ho parlato troppo, Don Ben, io mi fermo per.